Noi cominciamo a conoscere l'ospite adesso, poi voi Sì. la tracciamo dopo. Sera a tutti. Buonasera. C'è Tucci, c'è già. Ale c'è già. Ciao Ale. Prontissimo, prontissimo. Buonasera Stefano. Stefano, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Edoardo, nuovo agente incaricato di, Sì, non so. Buonasera Cliff, Cliff, grande, sei a bentornato. posto, sei a posto con. Sei a posto, hai messo figli a letto, hai fatto di tutto ormai. Sei. Ha dato il Allora. panino col sonnifero. Sì. Mangia questo panino a papà, vedi quanto è pieno, pieno. Che papà c'ha da fare. Sì, giusto così. No, sì, io di un'importante federazione italiana, E sì, assolutamente. è riuscito a Cioè. fare. DSRL però, perché è No. importante, CEO di SRL. LTD. Dicono. Io non C'è un sento rumore rumori di di fondo. fondo, però. Io non ne sento. Allora, io lo sento Cambia il come naso. un fruscio, come si suol dire, di fondo. Io non Però lo un sento. fruscio di fondo. Ma lo sento solo dal momento in cui hai messo live. Cioè, Ah, prima quando eravamo in è la backstage, no. cassetta che registra. Oh, è Sì, REC, perché esatto. allora È il è rec, vero? REC, è REC, è Tipo a quello. casa. Aspetta, facciamo i miracoli. Vediamo. Facciamo un test. C'è No, la no. gatta vicino alla finestra che prendeva aria, magari la finestra. No, non è la finestra. È stile La gatta davvero della il finestra. rec che gira. Vabbè. Scrivo male perché Salutiamo. faccio schifo. Buonasera, buonasera al Salutami. nostro ospite. Ma in tutto questo noi abbiamo un ospite anche stasera, cioè chat, Abbiamo un salutate, ospite, fate gli educati come. sì, non veramente, la maleducazione. Ah, Ma Strimele scusi mezzo si è Edoardo, svegliato ovviamente. alla grande. Edoardo. Grande streamy, meno male che c'è lui. Ah, ha mandato il live adesso, quindi. Bene, grazie come sempre, Twitch, grazie mille per aver mandato la Puntualissimo. live, sempre puntuale, mi raccomando. Grazie mille. Che però, ah no, mi è arrivata adesso la notifica, ecco. Vabbè, solo 3 minuti, dai. Accorciamo i tempi. Piano piano si accorciano i tempi. La prossima, quando finiamo la trasmissione. Oh, erano in live. Oh, porca troia, ci siamo Ma sai dimenticati. perché hanno chiuso subito 2 ore di trasmissione? Così va a finire. Fate in fretta, arrivate. Oh, è finito. Non Sì, ti la risposta. arrabbiare, Stefano, non ti arrabbiare. Giovinastri, Ho visto Giovinastri. anch'io messaggio spam. Giovincelli. No, Giovani, vabbè. dobbiamo fare un corso di buone maniere su come si arriva in live. Cosa si fa quando si arriva? Con calma calmina, come direbbe Flanders. Bravo, bravo Alessandro, bravo che hai salutato il Ah, e nostro infatti, ospite. anche lui saluta. In ritardo, così in ritardo. No, non scrivi più per tutta la serata, via. Quattro Erano mille. minuti in ritardo, ma lo fa. Bravo, Cliff Burton dice: J. J. White alla White, Rumble è probabile. quella del Probabile, 2025. quella lì del Non basta. 2027, forse ci dovremmo essere. Ma il punto è che se non ha almeno 37 anni, non è neanche una stella del futuro, quindi anche No, infatti. se ci va prima è inutile. 40 anni e direi che è pronto per NXT. Performance Center. È perché dovevo elaborare una domanda per Kira. Va bene, ma la Elabora, elabora, leggerete, elaborala, poi elabora, tanto poi elabora. Non. Calma, è il pre-show tranquillamente. questo, con No, calma. sì, ancora siamo in fase digestiva, quindi figurati. Tra l'altro, spero abbiate cenato tutti. Avete cenato tutti? Io ho Ci si cenato, prova, io ho cenato. ci si prova, ci si prova. Pare di sì. Sì, un po' c'è. Poco, stasera però poco. Infatti c'ho ancora fame, quasi quasi. Minestra, Fabrizio? No, no, no. Solo una fettina di carne. Cioè, veramente, proprio La linea, poco. La Fabrizio, la linea. tristezza. La tristezza.
Intanto che ascolto voi, ascolto musica dallo musica spazio. Dallo spazio argento. Color argento. La Via Lattea. Odissea 2001. Allora, la domanda è già stata elaborata, quindi ora sta entrando dentro i suoi... Cioè, visto che ho detto che è ancora qua, comunque qualcosa, prima che cominciamo. Fabrizio e Greger, sempre al sesame. Villa Brosa. Mi mando dalla stanza, quindi niente scontri. Non dire mai quanto sono buoni i crack al sesamo, perché è la fine. ma qualsiasi alimento al sesamo è la droga, fondamentalmente. Ma, sì, ma, io, cioè, ma è una cosa che non ti aspetti, cioè, te li trovi in casa così, dici, ma che cazzo, invece... droga vera, quindi grissini. Io rilancio con il finocchio, con taraglia al finocchio e soprattutto cracker, anzi no, taraglia al finocchio meglio di cracker al finocchio, ma tutti e due sono consigliati, molto consigliati. È veramente impressionante. Bevo e poi con calma cominciamo. Intanto qua arriva un'acqua, a proposito di acqua, mamma mia, no, troppo, no, mi affoga anche a me. Poi ha piovuto tutto pomeriggio. Porca miseria, una cosa incredibile. Si sta sbattendo tuttora. Ci sono dibattiti alti proprio in chat. Allora, c'è più vita in chat che nel nostro pre-show, ma è giusto così. E fanno dibattiti altissimi sul T9. Sì. Perché ha scritto a posto al posto di a posto. E sai che c'è Stefano che deve fare per forza il precisino. Sì. E c'è chi dall'altro lato si deve sempre giustificare random in qualche modo, quindi sì, per far vedere che ha letto il dizionario anche. già letto, già visto assolutamente. E anche il mio regionalismo. Avete regionalismi particolari. Ormai ho dimenticato. 2 minuti poi insieme. E si va alla grande. Tanto lì continua a litigare sui... Sì. Allora, il computer infatti mi segnala che ci sono rovesci stasera. Stanno arrivando già dalla chat, mi sai, rovesci. Sì. I mar rovesci però. I mar rovesci, esatto. I mar rovesci. I mar rovesci. Se stai ancora. Chi è? Dice Ale, basta che non arrivano le chop. Si sa mai. Da Stefano magari uno splash, ti arriva di più uno splash. Lì. Qualche manovra al limite dell'acrobazia. Ma quindi Draco, sigla. Sì. Sigla, la sigla tagliata, è la prima volta che ci sono io con la sigla tagliata. Devo fare una cosa, 8 settimane di assenza. Stiamo per arrivare alla cifra. Devo correggere il numerino della puntata, così poi metto anche il banner rotante. Va bene, ci faccio. Benvenuti, quindi un po' di cosa stavate parlando. Welcome back, come si suol dire. Welcome a back. Ma Chiro, ti è piaciuta la sigla? Sì, breve e circoncisa, come direbbe qualcuno. Anche a te ti ha ricordato un po' un porno di inizio anni 80, fine anni 70? Sì, ricordava anche un po' la musichina di Pornhub. Vedi che mi sogna. E allora, andiamo con le varie presentazioni. Lei è ritornato in basso oggi, di qua. I bassi fondi! Ah, sono tornato a casa! Perché è tornato a lato, l'ho indicato bene, perché devo indicare il muro, Draco. Draco? Ogni tanto anche Draco lui. Is ciao, back! Ciao.
ciao, vi hanno tagliato la sigla, vi avete fatto una nuova stagione che sta procedendo, eccetera, non potevo non fare una capatina prima o poi, cioè, mi dovevo liberare un venerdì. Hai portato le paste? Le paste, ho portato i taralli, vanno bene lo stesso, se no le mozzarelle. Ci accontentiamo, tutto mozzarella, va bene. Il vino c'è? C'è. Mentre come ospite, tanto avete già visto, avete già letto, non c'è problema, però abbiamo direttamente dai suoi canali Twitch, YouTube e tutti i canali, trovate ovunque, c'è Kirio. Lo trovate come Kirio 1984, però, perché soltanto Kirio, non si sa mai che ci siano delle omonimie. Sì, ci sono, soprattutto tra i giapponesi c'è qualche Kirio, però sì. Basta aggiungere la vecchiaia e sono io. Ok, perfetto. Allora, te ti stupirai, ma c'è gente più vecchia di te qua dentro, non faccio nomi né cognomi, sono io. Allora, tanto mi tocca fare una cosa che non avrei mai pensato di fare, neanche Leonardo resterai stupito, mi tocca ringraziare con la testa di cazzo di Edoardo, perché è lui che, mi ha detto di contattare Kirio. Per è stato il gancio. È stato lui. Quindi devo ringraziare Edoardo. E... Bravo Edoardo. Grazie mille, Edo. Quindi, quando grazie. Vedrai scrivere nelle tue trasmissioni Edogs 666, o lo ringrazio oppure gli bestemmi dietro perché ti ha fatto venire qua. Dipende poi da come ti gira. Oppure momento. Fai ambo le cose, che è ancora meglio. Certo. Hai trovato ancora meglio. Esatto. Camilla. Sonia. Ciao. Riferendosi al coso di prima, quello che dicevamo prima della sigla, Cliff Burton sì. Giustamente Moana sogno proibito. Fa una pace sempre una citazione, sua, come una si citazione dice. Doc. Da ragazzino volevo andare a Roma a trovarla, sappiatelo, non ero ancora maggiore. Uno dei miei sogni era poi però... Quindi il sogno proibito di Moana era andarla a trovare. Sì. Sa che dai 10 anni a tutti, Cliff, lo sai che io e te siamo quasi coetanei, quindi però quasi so, c'è il 73 parla chiaro, non quindi proprio sei più vecchio te di 3 anni e via. Non proprio a tutti. E, la prima domanda è di rito, anche se non è un personaggio del wrestling, eccetera, ma la prima domanda è di rito, non è un lottatore italiano, eccetera, ma Kirio, perché hai scelto Kirio come nome? Vale anche per te? La domanda. Beh, è banalissimo, semplicemente è il personaggio di un manga che mi piaceva parecchio da piccolo, da ragazzino, e quindi l'ho scelto anche perché ha un po' di assonanza con il mio cognome, quindi mi è venuto in mente di scegliere questo Kirio. Ora, ripensandoci, oggi probabilmente lo cambierei perché non è così riconoscibile e facile da cercare, però ormai... Dopo tanti anni sul web. Cioè, ormai ti conoscono così, e quindi non sarebbe sì, la morte. Quei pochi che mi conoscono così. Sì. Pure fai stile Prince. Ciao, Star. Kafka. Star, buonasera. Star, buonasera. Perché picchio? No, è rimasta l'altra sera, Aggiornare, ragazzi, fate F5 no. Sulla live. Quella era la live. No, l'altra sera. Allora, io ho detto anche un perché Tsunami, cioè chi è rimasto proprio agli albori del canale. Perché Tsunami lo dicevamo nelle prime puntate. Quindi adesso abbiamo fatto la trasmissione, ancora bene. Grazie, Eclipse. Allora, grande Eclipse. 04, buonasera e buonasera. Ciao, Eclipse. Dago. Allora, il personaggio di un manga, quale manga? Il manga è Ushio e Tora. Ah, ok. Dove c'è il personaggio Kirio? Sì. Allora, dannata, come si suol dire. Noi ti abbiamo invitato perché tanto parleremo un po' anche di manga, di anime, eccetera, visto noi che siamo degli squallidi, soprattutto Draco, e anche un po' di wrestling in generale, perché qua tendenzialmente parliamo di wrestling. E di wrestling cosa segui, tendenzialmente? Ultimamente molto poco, effettivamente. L'ultimo evento che ho visto è stato WrestleMania, però... Ho veramente poco tempo per guardarlo, però nel corso degli anni ho seguito un po' di tutto, diciamo tutto.
dalla WWE ovviamente, recuperando poi WCW, ECW, All Japan, New Japan, Noah, qualsiasi cosa, anche la CZW, cioè i Tournament of Death, cose del genere, Impact, tutto, Dragon Gate, qualsiasi cosa. Ai tempi anche della TNA, quando si chiamava. Sì, TNA. Sì, 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 2005, secondo me, 2005-2006. E perché la TNA è stata proprio la tua federazione preferita? No, allora, magari la domanda è meme, però effettivamente... No, è realtà. Nel 2005-2006 è stata la mia federazione preferita, perché ero veramente focatissimo con la X-Division, soprattutto con Samoa Joe, che è uno dei miei wrestler preferiti. E c'è stata quella serie di match con AJ Styles e Christopher Daniels che effettivamente da mettersi le mani nei capelli. E non solo, tanti match, però secondo me proprio la X-Division in quel periodo era più importante del titolo mondiale. Sì, assolutamente. Qui puoi entrare negli annali e diventerai il nostro ospite preferito. Domanda: America Most Wanted o Beer Money? Quale vale nel proseguo della trasmissione, sappilo? Ma American Most Wanted sono più genuini, sicuramente più originali, però forse i Beer Money erano un po' più già televisivi. Gli American Most Wanted, però io andrei con loro, sì. Sì, ah, perfetto! Sì. 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 Ah, la gente, perché la gente che se ne capisce è American Most Wanted. Sì. Era uno team più puro, secondo me. Più, si vedeva che erano più genuini come team. Però la TNA doveva andare in televisione, quindi Beer Money. Sì, quello è vero. Qui, attenzione. La polemica, no, senza offesa per nessuno, non rimanga gli anima, ma ci si dimentica spesso dei maestri sudamericani come Robin V. Mai sentito nominare, non so chi sia, sinceramente. Neanche onesto. Zero di zero. Spiega, Cliff. Robin Wood, non ho mai sentito. Cliff, dacci delusione. Cosa ha fatto? Poi magari scrivi cosa ha fatto, lo sappiamo. Cioè, allora, cosa. Prima... Siete autorizzati a spammare se trovate qualcosa. Star 89 ha detto: che spreco Joe in TNA. Ah, man. Sì, Star, è vero. Sì, lo provo a prendere. Oddio, in WWE sono ancora più sprecato. Sì. Cioè, se poi si vede. Ma ha pagato anche in TNA, che è uno che si infortuna spesso. Sì. Quindi non... mai infortuni brutti, però comunque tanti infortuni costanti, sì. E quindi si vede che è fortunato che sano, effettivamente. Sì, effettivamente sì. Cane che sta cercando, non possiamo. Ciao Zorro, grande Zorro. Zorro è il vero protagonista della trasmissione, ma salutiamo l'utente mi è bastato leggere il nome. Mi è bastato leggere il nome per andare a prendere un ansiolitico. Applauso al Nick. Ho le compresse distanti, ma ne andrò a prendere un paio. Comunque è vero, anche il TNA sì, è stato sicuramente sottovalutato. Però questa cosa dell'infortuni ha influito sicuramente. Stava avendo quel buon periodo quando ebbe il feud con Angle, poi dopo... Cioè, da come era partito con l'X-Division, sembrava veramente destinato a essere il re del mondo. Sì. E per me, vabbè, anzi, già da prima il Ring of Honor, ancora di più. E poi è andata come è andata. Cioè, oddio, io dico così perché praticamente la carriera di Joe non credo che abbia chissà quanti altri anni, se non è finita del tutto già. Mi dispiace molto, perché io lo adoro. Appena l'hai detto mi sono già andati i battiti a 150. Guarda, non... in realtà non ci abbandona mai. Mi è bastato leggerlo. È come Hulk, come fai a trasformarti? Sono sempre arrabbiato, noi siamo sempre io ansioso. Sono sempre ansioso, come faccio? Sono sempre e poi è veramente come Hulk, è una questione di un istante, di una cosetta, improvvisamente viene tutto fuori. E quindi, però adesso arriviamo un attimo a te. Te come, mi dirai, essendo dell'84 posso capire perché, ma come hai fatto ad appassionarti e poi a farne, tra virgolette, un lavoro, manga,
anime, eccetera. Beh, dagli anime, ovviamente, in televisione, i primi anime che ho visto sono stati Cavalieri del Zodiaco, Ren il Guerriero, Cinque Samurai, che è una roba che passava nei primi anni 90. Non ce la faccio, non ce la faccio. Che dolore, che dolore. E poi da lì i manga, dopo qualche anno, ho scoperto i manga, il primo Akira probabilmente, che viene pubblicato colorato, insomma, roba occidentalizzata, e poi negli anni il manga non è più lasciato, mentre sicuramente gli anime li ho lasciati un pochino più perdere. Diciamo che la passione più grande è stata il manga. Soprattutto anche perché anni 80, anni 90, sugli anime era il periodo non d'oro di più in Italia. Cioè, beh, direi, sì. Io poi, figurati, ne vengo dalla generazione dei robottoni, quindi ti puoi immaginare. Cioè. Tu sei Goldrake Generation. Mm. Io sono Goldrake, io ho visto la prima puntata di Goldrake quando avevo... dopo l'avevo rivista, però l'avevo vista perché avevo 3 anni quando c'era stata la prima puntata di Goldrake. Io sono la generazione dopo, più o meno, sì, comunque quello mio, diciamo, più di successo quando ero piccolo io era sicuramente Cavalieri del Zodiaco, secondo me, quello che ha segnato di più i ragazzini, quelli che sognavano di essere chi Pegasus, chi Sirio, io Fenix. Sì, il problema è che credo tutti Fenix, io non ho mai sentito uno dire... o Crystal, o Pegasus era considerato un raccomandato di turno, tanto, quindi cioè, non ci sei. Però ogni tanto c'era quello, sai, il perfettino, che voleva fare Pegasus, sicuramente, quello più precisino. Al limite Sirio, Sirio, fratello vero. Sì, Sirio un fratello. Secondo me è Sirio, ecco. Fratello vero. Crystal dice tanto in proposito. Crystal aveva guadagnato tantissimo dopo la sua morte, diciamo. Lì poi quando è rinato forte, e allora va bene. Crystal in realtà picchiava già dal principio, già dai primi momenti comunque. Cioè era Pegaso quello che in generale proprio... un astio profondo. Ricordiamoci i vari meme che girano quando lui dice sempre, quando fa l'incontro, quando lotta contro Aquarius, che c'era il meme che girava, diceva ho ammazzato il mio maestro, ho ucciso il mio maestro, con Aquarius che dice quale maestro in effetti il maestro non ce l'avrebbe lui se non Aquarius. No, perché in realtà nel manga è lui il suo maestro, non esiste il maestro che c'è nell'anime, esattamente, che è stato un inframmezzo invenzione, il maestro dell'anime. Dei ghiacci, sì inutile. Mentre ci dispiace per Andromeda, ma lui invece credo nessuno ha mai nominato Andromeda. No, vabbè, poi da piccoli, sai. Però in realtà crescendo scopri che è uno dei più forti. In realtà, crescendo è uno dei più forti, ma soprattutto ci si dimentica che contro Gemini, quando è morto, cioè lui comunque gli ha fatto un culo grosso così. Gemini era uno dei più forti in assoluto. Sì. Esatto. È lui che è riuscito a togliere lo spazio, la dimensione. Però se lo dimenticano in tanti, questo si nascondeva dietro la gonna di suo fratello. Allora... Vabbè, ma perché ha sempre quell'animo caldo, no, non voglio combattere, no, combattere è sbagliato. Quindi ai ragazzini, sì, esatto. Quando sei piccolo ti sta sulle scale, è come Gohan, se non fosse per il Super Saiyan di secondo livello, sarebbe super odiato, perché con i Saiyan è inutile. Contro Freezer, momentini, con il Super Saiyan di secondo livello si riscatta. Sì. Da piccolo è chiaro, non è il personaggio con cui ti identifichi, poi crescendo sì. Enrico, buonasera. Enrico, ciao. Ciao. E quindi sì, adesso invece, mi direi, c'è talmente tanta roba, invece adesso come manga, rispetto a come anime, rispetto a prima, che non se ne parla più. Adesso invece cosa ti sta, diciamo, appassionando, che riesci a leggere, non soltanto magari a recensire, mettiamo. Sì, no, per forza, anche perché se non leggessi non saprei di cosa parlare poi su Twitch e su YouTube, effettivamente. E, no, ora sto leggendo decine e decine di serie, quindi dovessi dirti la mia preferita in questo momento si chiama Tokyo Revengers, per quanto riguarda i manga, mentre anime seriali non ne sto seguendo molti.
Una delle ultime che ho visto come anime è stato un recupero importante, che è Paranoia Agent, una serie però un po' abbastanza autoriale di Satoshi Kon. E quindi Draco, a te, che sia wrestling, manga, quello che vuoi. Chi? No, cosa sei, sei una domanda di te, sembrava. Ah, ok, così a bruciapelo, cattivissima. Perché eri distratto, se no te lo dicevo. giustamente. Allora, io sono, non lo so perché, sono l'unico che da piccolo è impazzito con i robottoni, sì, ma con Gundam. Perché per come li vedo, allora, forse era anche la punto di vista scenografico come li ponevano, perché per esempio con Mazinga, io l'ho visto solo Mazinga, soprattutto perché piaceva anche a mio fratello, quindi me lo faceva vedere a me, ma facevano già poco. Però con Gundam mi impazzivo, tu che penso fossi già più grande all'epoca in cui in Italia è arrivato Gundam. Io? No, oddio, Gundam non credo che sia arrivato quando ero più grande, anzi. Gundam è arrivato quando io ero bambino e poi l'hai tolto, perché ci sono stati dei casini tra Italia e Giappone per Gundam. Esatto. Io ho visto Gundam, Kirio non l'ha visto di sicuro. No, io l'ho visto adesso su Prime, che l'hanno rimesso dopo anni, perché... Avevo 6-7 anni, ecco lì siamo amici miei e io sono Peter Ray. Ma io... Io ero riuscito a vederlo, poi l'hanno tolto perché negli anni ho scoperto della disputa che tra un po' scoppia un caso diplomatico tra Italia e Giappone, però vabbè. Ma per me era fenomenale, cioè ero veramente tristissimo quando l'hanno tolto. Però veramente vedevo che era seguito da pochissimi e la cosa mi intristiva ancora di più. C'è un po' di lag, non so se sono io che sto laggando o se... No, non mi pare. Allora sono io. Sì, magari è stato un attimo. Hai visto La via del Grembiule? Che è fantastico. La via del Grembiule l'ho visto. Allora, il manga mi piace molto, mi fa veramente morire da ridere. Però l'anime, secondo me, è fatto veramente male. Cioè, quello stile di animazione, tra virgolette, perché non è neanche animato in realtà. È fatto tipo in... non so come si chiama, non credo che sia stop motion, ma è praticamente... come se fosse il manga riportato in animazione, senza delle vere e proprie animazioni fluide, ma con delle vignette statiche alla fine, con il dialogo. Secondo me il manga è molto meglio. L'anime, se volevano fare un esperimento, non è molto riuscito. Oddio. Però l'idea, cioè, è veramente divertente. Io ho visto solo l'anime, quindi non ho letto manga, niente. Però io mi sono steso. No, come divertimento è l'idea, è l'idea geniale. Sì. Sto qua che sempre incazzato, che non riesce a fare. Sto qua che di fatto è sempre incazzato, però non riesce a fare. Cioè, l'idea è fantastica. Peccato che duri troppo poco. A miniserie, quindi non... Sì, sono anche delle puntate molto brevi, ma anche il manga è così. Ci sono i capitoli da anche 10 tavole, 15 tavole, quindi... è molto breve ogni capitolo, e l'anime deve essere per forza più breve. Qui vanno avanti Cliff, Trader G7, sì, chi non avrebbe voluto il robot nel campo giochi, esatto. Io non sono un grande amante dei robottoni, devo ammettere di non essere un grande amante dei mecha, quindi non sono il più adatto, a parte Evangelion. Tolto Evangelion, no, proprio Evangelion, cioè qui mi cado. E allora ti faccio leggere questo che ha scritto Stefano. Gundam, miglior anime sui robot per filosofia, non il migliore in senso lato, ma il più filosofico, senza cadere nel merdone come Evangelion. Sì, sono opinioni, ma per me è una cazzata. Cioè, allora, per quanto riguarda Gundam, sicuramente per i suoi anni è stato rivoluzionario per la filosofia che c'era dietro, anche l'approfondimento sui personaggi e queste cose qui. Evangelion è proprio una cosa superiore su tutti i livelli. Superiore per quanto riguarda l'approfondimento dei personaggi, per quanto riguarda il lato più
anche spirituale che c'è dietro quello che si scopre soprattutto nelle ultime puntate è sega mentale, probabilmente per chi non lo capisce. Potrebbe essere. Beh, allora, quando non si capisce Igari, mio padre putativo, anzi, speriamo. Cose profonde, vabbè. Il padre che nessuno vorrebbe. Che ridere. Fanno ogni volta che su Facebook la meme, fanno auguri a festa del papà, Gendo Igari e quello di Fullmetal Alchemist che ha tramutato il figlio in cane, eccetera. No, vabbè, quello è... sembra giusto. Quello è peggio di Gendo, sicuramente. E io mi cappotto ogni anno, sono sincero, ogni anno mi cappotto a ridere perché mi si rinnova la cattiveria. Nei manga anime, cioè, i papà sono quasi sempre dei bastardi, o sono morti o sono quasi sempre dei bastardi. Cioè, hanno questa filosofia. Io non, se uno seguisse soltanto i cartoni o comunque o leggesse soltanto i manga giapponesi, non vorrebbe essere un bambino in Giappone, cioè sempre senza papà o con un papà stronzo alla morte. Cioè, in generale essere il protagonista è sempre una fregatura, perché o sei emarginato, è un parente stronzo, cioè un problema, una catastrofe problematica ce l'hai sempre. Basti vedere anche se c'è solo quelli classici, tipo un Dragon Ball o un Goku li va anche bene, teoricamente, rispetto magari... che in altri manga, per esempio Naruto, è già molto più tragico. Lì in generale ai bambini va molto tragica. Sì, ma più che altro quella è sui manga del dopoguerra, i primi che sono arrivati anche da noi, comunque anni 60-70, perché ovviamente doveva esserci il riscatto dei protagonisti, quindi è chiaro che vivendo una situazione drammatica da piccoli potevano poi da adulti avere un riscatto che era successo sportivo, il successo in un manga di combattimento poteva essere appunto diventare il più forte del mondo o avere successo come cantante, qualsiasi cosa del genere. Quindi era tutta una metafora, cioè basta vedere Rocky Joe che parte da più disperato del mondo e che brucia se stesso per arrivare al successo nella box. No, giusto, ci sta. Livello narrativo. Edo, scusa, la via del grembiule com'è il titolo originale oppure in inglese? The Way of the Husband. Sì, perché lui è in Grecia e quindi non riesce a trovarlo su Netflix. Può darsi che però in Netflix in Grecia non ci sia, ci sta anche quello. Può essere, sì. Ci sta anche quello. Mamma mia, Gioia Buchi. Joe, uno dei più bei manga di sempre. Assolutamente. Sì. Fatto bene, cosa bisogna dire? Cioè, fatto bene. Ogni colpo dato era un colpo a me, quel manga. Alcuni l'ho sofferti parecchio di manga, altri un po' meno. Tra manga e anime, comunque, cioè, per esempio, prima dicevate di Evangelion, ancora, cioè, la morte di Kaji ce l'ho ancora segnata nel cuore, io purtroppo, e quindi non me ne sono mai fatto una ragione. Sì, nonostante non fosse neanche un personaggio così principale, però effettivamente per come era scritto benissimo, come tutti gli altri personaggi di Evangelion, ti fa stare malissimo. Secondo me in Evangelion si sta ancora più male proprio per il comportamento di Gendo verso il figlio, ad esempio, lì quello sì, dall'inizio ti immedesimi. La storia direi pure, auguri. Certo. Kaji fratello vero, Kaji fratello vero, Kaji. Davvero. Mi era scappato questo mio rito, guarda, prova che se il padre è vivo, è un buon personaggio, il bambino cresce disagiato. Vabbè, se il padre è un coglione come Goku. Credo che sia difficile anche chiamarlo papà, perché non ha tutto tranne che l'atteggiamento di un padre. Il gesto d'affetto più grande proprio da padre, diciamo, in un certo senso che ha fatto, è stato sacrificarsi con Cella. Sì, è vero. Ma anche il discorso di allenarlo, comunque, cioè, nettamente sul padre Vegeta rispetto a Goku, fondamentalmente, sotto determinati aspetti. Insomma, se ne può parlare. Per quanto può essere bastone duro, però diciamo che ha avuto più accenni di patriarcato. Vabbè, diciamo che Vegeta era culato, che faceva la vita, cioè
casa lavoro, cioè c'ha la palestra in casa, c'ha la moglie che gli occhi i bambini, che porta avanti il business. E Goku, quando gli è andato il figlio, era si doveva riprendere da una battaglia, poi va in giro per il mondo, poi muore. Ci sono comunque tutte queste cose, le domande che sorgono spontanee. Goku che non lavorava, non riusciva a mantenersi comunque tutta la famiglia, non escluso ogni tanto correre sui campi, questi sono misteri dei... Beh, secondo me Vegeta si sa, Vegeta aveva sposato la ricona di turno e quindi vabbè. Ma secondo me anche Goku era sovvenzionato da Bulma comunque, che era ricchissima. O magari da chi, cioè chi che aveva il padre, il mago padre del cattivo, toro eh? Era vero, vero, vero. E lui aveva un castello, quindi può darsi che sia stato merito del suocero, allora. Sì, sicuro. In Super, se non altro, cioè, proprio come una cosa razionale, trovano proprio un escamotage per far vedere la forma di sostentamento, cioè Mr. Satan con la valigetta dei soldi, tipo nei primi episodi, quindi stanno a posto. Perché continuano a vivere lì è il mistero, semmai. Una domanda che mi sorge, vediamo se anche te sei d'accordo, è sugli anime, no? Io leggo... A me stanno abbastanza sul cazzo i discorsi di quelli erano più belli, le cose dei nostri tempi in generale, perché si cade, cioè, grazie, quando eri giovane... Ah, io li odio quei discorsi, non sanno veramente di un cazzo. Io anche perché sono dettati solo dalla nostalgia. Esatto. Io quando vedo gli anime, o chiamiamoli anche cartoni animati, non c'è nessun problema, rifatti. Tipo, ti faccio l'esempio di Kane il Guerriero. Le varie saghe, la leggenda di Okuto, la leggenda di Nanto, quelle che hanno fatto, disegnate così, se mi rifacessero vedere la serie disegnata così, cioè a me andrebbe benissimo. Beh, no, allora, cioè, è giusto rimodernizzarla se la vuoi riproporre, per me non è un problema il rifacimento. No. Leggo commenti, eccetera, proprio di bestemmie generali, solamente quando c'era cosa. Sì, no, ma la cosa migliore è la Delta Star, perché cazzo di boomer è proprio la cosa più giusta. Ecco, esatto. Cioè, sì. La rivincita dei boomer, in quel caso. Qualcuno si ricorda. C'è da dire che, per esempio, quelli di Ken che hai portato ad esempio, sì, a me non fanno impazzire quelli nuovi. Preferisco la serie vecchia, però se uno guarda adesso se mi facessero vedere la serie vecchia con certo. Questi disegni, se la vuoi riproporre, sì. Per me non c'è, cioè, Draco parlava di Dragon Ball Super e cazzo mi ha già disegnato molto meglio rispetto al Dragon Ball che guardavamo noi. Non capisco, cioè, la cosa dei remake è successa e succede per qualsiasi cosa, cioè anche il primo Scarface, cioè il primo Scarface di quello che tutti conosciamo è già un remake, il film, e tantissime altre cose sono remake di per esempio a me il Suspiria di Luca Guadagnino a me è piaciuto più di quello di Dario Argento, per dire, poi venite a dire quello che volete. E Devilman Crybaby, per esempio, è molto più bello dell'anime originale, secondo me. Quindi sono discorsi da boomer, sai, quelli che trovi sotto i gruppi Facebook, i cartoni animati della nostra infanzia. Sì, esatto. Come cioè, quei cartoni non ne fanno più, cartoni visti di questi anni zero, però comunque loro sono convinti che non ne fanno più, nonostante non guardano perché non li vedono, per loro non li vedono in televisione, quindi poi non li fanno automaticamente. Anche perché c'è il solito discorso: se li vedi, sei ancora un bambino, bla bla bla. Cioè. Esatto. Loro sono esattamente quei boomer lì, sono esattamente come quelli che ostracizzavano i cartoni animati giapponesi quando sono arrivati in Italia, perché esatto. Dicevano che erano violenti, fatti al computer, perché non li guardavano, perché non sapevano di cosa cazzo stessero parlando, e quindi semplicemente per quel motivo lì, non sapendo di cosa stai parlando ne parli male, anche perché fatti al computer, quando andavi negli studi di animazione giapponesi dell'epoca, i computer non sapevano neanche cosa fossero, forse ce n'era uno per tenere la contabilità, al limite, proprio le animazioni al computer in Giappone negli anni 70 non sapevano neanche cosa fossero, e già tanto se avevano i soldi per fare le animazioni disegnate normalmente. No, sì, anche una cosa che non capisco, però purtroppo
tra virgolette vincono loro, perché se dovessero riproporli c'è il rischio che poi vadano male. Sì, sì, però te l'ho detto, secondo me spesso quella gente che noi vediamo commentare, come i commenti che stavi dicendo te sui boomer, sono ininfluenti, perché non è gente che poi in realtà fruisce di anime e cose varie, quindi... Dice lo stesso discorso, la musica migliore quando sono giovane io, i film erano più belli, cioè esatto. Per la musica probabilmente stiamo arrivando a un periodo in cui inizierà a essere lecito poterlo dire, poi sempre una questione di gusti, alla fine se c'è mercato per una cosa ci sta, ha senso. Perché, secondo me finché si accettano tutti i gusti degli altri va bene, poi ognuno può avere le sue preferenze ovviamente, però secondo me anche dire la trappa è merda è un po' come dire... come facevano i nonni con... è la stessa cosa, secondo me. Identica. No, era la musica del diavolo. Si fa capire di non capire che il mondo va avanti e non riusciamo ad evolversi. Tutto questo. Non capito. Ale, la tua domanda elaborata in precedenza l'ho scritta, ma l'hai scritta prima? Non ho capito. Sì, la schema, ma l'ha scritta proprio all'inizio della trasmissione, tipo. Ah, mi sa che è presto. Allora la devi riscrivere. Se scorri la chat dal telefono ce la fai a recuperare la destra? No, forse ce l'ho, riesco a prendere. Forse. Io, allora, era sulle similitudini, era una questione di similitudini. Trovata. Hai trovato del simile tra il mondo del manga e il mondo del wrestling, se sì quali? Io anticipo che secondo me dipende magari anche dal tipo di... Sì, sicuramente dipende dal tipo, però comunque essendo entrambe forme di... per me forme d'arte e forme di intrattenimento che si basano sulle storie, è chiaro che ci sono delle similitudini. Anche perché quello che in un manga può essere un arco narrativo, nel wrestling è una storyline... semplicemente c'è la costruzione di vari personaggi, quindi gli heel ovviamente sono i cattivi, i face sono i buoni, ci sono i personaggi neutri come i tweener, quindi ci sono molte più similitudini effettivamente. Anche lo stesso attire di un wrestler può essere considerato come il character design di un personaggio, sia di un anime che di un manga, quindi secondo me le similitudini sono parecchie in realtà. Cioè, sono proprio simili in quello che vogliono proporre, delle storie, semplicemente. Ecco perché ci sono similitudini uguali anche nel cinema, nei libri. Cioè, è così. Tutte le forme d'arte che raccontano una storia sono simili, per forza. Io l'anno scorso, quando... Sì, sicuramente, perché essendo blonde. Anche il New Day a quel punto. No, per favore. Vabbè, hanno fatto l'entrata da Super Saiyan. Non ti fare ingannare, quelli sono praticamente i fratelli di Vegeta, quelli che ha disconosciuto. Presente Tarbler, il ragazzino. Sì. Quelli, vabbè, però sai, sono molto nerd. Più quello sì. Quello sicuramente. Austin Creed soprattutto. Però tu pensa, se Re Vegeta avesse visto i Saiyan lanciare pancake, cosa avrebbe detto? vabbè. A proposito di Jushin Thunder Liger, per esempio, se non ricordo male, la maschera di Jushin Liger è stata fatta proprio da Go Nagai, che è uno dei più grandi mangaka di sempre, quello che ha creato Devilman, quindi se non ricordo male l'aveva fatta proprio lui la maschera di Liger. Sì, avevo letto anche io una cosa del genere. Anche perché poi quella è chiaramente ispirata a un personaggio fumettistico, comunque. Sì, un tipico personaggio nagaiano. Ricordava molto Megaloman all'epoca. Quando... Sì, sì. Vero, assolutamente. Sì, io vedevo anche quelle cose lì. Ricordiamo Tiger Mask, che è nato da un manga, cioè Satoru Sayama ha interpretato il personaggio nato in un manga. Il successo del manga ha fatto nascere poi
il character del wrestling. Non mi ricordo dove debuttò lui, se in New Japan, credo. Ma guarda, Star, ti dirò, se segui il wrestling giapponese, tantissimi hanno la... entrano con le sigle di anime o comunque con dei pezzi dei vari anime. L'altro giorno stavamo vedendo che era la DDT e c'era, come si chiama, il lottatore Akita, mi sembra, come si chiamava? Sì, aveva quella Akita di... che è entrato con la sigla la prima sigla di Naruto Shippuden. E addirittura c'è una coppia di due ragazze di Tokyo Joshi che entrano non con la sigla ma con una delle canzoni di Lady Oscar, e quindi ovviamente il titolo in giapponese, quello era per significare. Chiaro. Ma comunque... anche la entrance di Omega è molto stile anime, per esempio. Sì. Assolutamente. Allora, ragazzi, Yuka Sakazaki, specie nei video promo che mandano ogni tanto di lei, che c'ha la sua dem sotto, è tantissimo da anime. Cioè, sì. Io le prime volte che l'ho sentita nei W ho detto, è un videogioco o un cartone, cioè era proprio uguale. Anche quest'anno, quando c'è stata fatta la Wrestle Kingdom, tutto non i match, però diciamo come sono stati presentati i match, ricordava molto, anche con i rumori, gli effetti sonori, diciamo, molto gli anime, molto come è stato presentato, eccetera. Sì. Anche un po', diciamo, caricaturale rispetto al Don King della situazione, logicamente, come può essere, diciamo, una puntata di un anime semicomico. Sì, perché comunque in Giappone è cultura popolare, cioè nel senso, sì. Gli anime e i manga sono assolutamente cultura popolare. Assolutamente. Sì. Una domanda, perché visto che so che sia Draco che Leonardo hanno una lettura di manga, di un manga ultimamente, come ce l'ho anch'io. Di One Piece cosa ne pensi? No, One Piece non lo seguo al momento, quindi non posso dare opinioni, perché ho fatto un errore quando ho iniziato a dire lo leggerò appena finisce. Sono invecchiato con lui. No, oddio, potevi andarti peggio, potevi farlo con Hunter x Hunter, cioè ce ne sono altri. Sì. Potevi andarti peggio. Diciamo che, ad esempio, Berserk l'ho continuato a leggere, però... Ecco, io invece l'ho abbandonato, Berserk. Sì. Vabbè, è molto peggio. Hunter Hunter sono tipo 3 anni e non esce un capitolo, credo. Sì. Stavo dicendo... Ah, se ti interessa, Leo e Draco, dopo la 1013 che l'ho letta oggi, c'è pausa? No. Ottimo, meno male. Io sono un capitolo indietro, quindi fate il Draco. E che cazzo? Dopo la 1013 c'è posto. Quello. Akai contro Chris Brutus, sì, esatto, bravo. Ah sì, suggerimento per... Esatto. Suggerimento per... Sì. Guardati Akai contro Chris Brooks se riesci a recuperarlo. Akai. Era Akai il tizio che è entrato con la musica di Naruto Shippuden. E quindi detto, un altro che aveva, diciamo, un collegamento molto chiaro con il manga all'interno del wrestling era il vecchio, cioè adesso non mi ricordo come si chiamava nella WWE, però ACH, lottatore Jordan Miles, bravo, che nel ring aveva l'attire direttamente il giubbino del Jonin di Naruto. E poi quando faceva lo splash, diciamo, il suicide dive al di fuori delle corde, praticamente caricava la corsa con le aperture alari come fanno loro, così poi... Esattamente. E qua domanda... puoi anche dirgli non ti rispondo. No, posso anche dirgli non faccio manga, quindi... Non fai manga, semplicemente. Non creo manga. Non crei manga. Ecco, le storie si può fare qua su qualsiasi cosa, non solo sul wrestling, se un'idea è bella, così pochi manga sul wrestling, il motivo ci sarà. No, ma ce ne sono così pochi in realtà, eh. In Giappone ce ne sono più di quanto pensiate. Addirittura ci sono dei manga con le biografie dei wrestler, proprio anche dei vecchi wrestler.
che andava forte in Giappone. Non mi riesco a ricordare il nome, è proprio di una federazione comunque della DDT. Cioè, ora però non mi riesco a ricordare il nome, ho visto, qua si trovano soltanto su YouTube la sigla e basta, non si riescono ancora a trovare i numeri, quindi non sono riuscito, però è dedicato ai lottatori della DDT. Sì, come dice Lentoli, sa che esiste un manga su Riki Dozan, per esempio, che vabbè, in Giappone è una leggenda, tipo una divinità, nonostante fosse un mezzo mafioso. Sì, mezzo? Mezzo? Ho voluto dire mezzo per non... Mezzo? Eia, c'è morto, e quindi... E Leo? Può capitare. Sì. Leo, visto che siamo sulla parte wrestling, è il tuo turno. It's my time. È il tuo turno. Vai con racconto. Godermi questo momento in diretta mi mancava. Vai con racconto. Questa è una puntata del Bing di Elite dove onestamente vi potete rilassare molto poco. Purtroppo. Questa è andata così. Nonostante sia una puntata... Bisogna comprendertela con noi, io non c'entro niente, ho sempre parlato bene di Riki Dozan. Noi non ne sappiamo nulla. Dunque, per spiegare cos'è il Bing di Elite, se il nostro ospite lo sa, se non lo sa lo faccio io velocemente. Un tag team Young Bucks composto dai fratelli Jackson, quando lottavano in Giappone, loro sono americani, diciamo, nel tragitto tra l'aeroporto e il palazzetto piuttosto che casa loro, facevano, diciamo, un vlog e pubblicavano questo vlog su YouTube, sul tubo. Poi dopo il vlog ha iniziato a prendere più partecipanti, dai partecipanti sono passati a qualche scenetta e adesso, diciamo, è un vero e proprio format. Questa settimana c'è molto spazio alla parte vlog, nel senso adesso addirittura la parte, diciamo, di ripresa è stata subappaltata a un terzo, che è un vero e proprio un loro amico, nel quale praticamente gli dice come si devono comportare e via. Praticamente abbiamo guarda che legge gli appunti, guarda che legge gli appunti. No, sta vedendo una cosa, perché vi vedo tutti e tre immobili, pensavo fossi frizzato, perché dopo un'ora io mi frizzo sempre. Allora stavo vedendo se dalla live, pa! Invece, comunque, è probabile che tra poco mi frizzo. Dicevo niente, semplicemente che per adesso sto subappaltato il discorso della ripresa con la Cutler Cam, che praticamente è stata una Cutler Cam molto speciale, dove hanno inquadrato l'attacco fatto dal tutto Bullet Club, ex Bullet Club, chiamatelo come volete, ai danni di Moxley e Kingston di settimana scorsa, quindi proprio dove è entrato lui proprio nel ring fondamentalmente. E poi dopo hanno fatto vedere anche un momento in cui hanno, mentre montavano il ring, poi dopo quello che è stato il main event, ossia il Blood and Guts, signori. A parole mie, sì, un attimo. avevo paura di essere frizzato e poi mi sono autofrizzato con la lingua. Altre due componenti principali di questa puntata di Bing di Elite sono anacronistiche, dette oggi. Perché? Perché sono praticamente due promo, fondamentalmente, uno fatto all'inizio, uno fatto alla fine, quello all'inizio fatto da Matt Jackson, e mentre quello alla fine fatto da Christopher Daniels, dove più o meno entrambi hanno parlato dei loro avversari, perché si conoscono da molto tempo, siamo stati tanto amici, siamo stati condividiamo i matrimoni, con i nostri figli giocano insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Visto ognuno l'uno dalla parte dell'altro, quindi diciamo più o meno una decina minuti buona va via con questi qua. Il Fallen Angel è papà di tutti. Sta scoprendo tutti i suoi padri stasera, Edoardo. Sì, sì.
è figlio di più padri, quindi diciamo la puntata questa settimana del Binghialetto è più da vedere che da raccontare, perché detta oggi è un po' così. La parte invece divertente la raccontano il nostro Dark Order di fiducia, che all'inizio si ritrovano tra di loro ancora in assenza momentaneamente di John Silver, mm-hmm. Dove praticamente il buon uno sta tirando un po' le fila del discorso, perché sono settimane che stanno perdendo pezzi, stanno perdendo delle cose. Tra l'altro nella storyline del Binghialetto si erano persi anche John Silver, perché Reynolds, mentre si stava asciugando i capelli, Silver è scappato via, come i cani quando lasci la porta aperta, via. Quindi sono perse un po' di cose. Ten ha perso il suo match, e quindi devono cercare un attimo di ricompattarsi, cominciando però da Silver vero e proprio, che si vede sullo sfondo che gira all'interno di questo hotel. Nell'hotel sempre John Silver cerca la mamma, cerca il papà, e chi trova è arrivato il freeze, mi sa. Sì. L'aveva predetto che sarebbe frizzato. L'ora di trasmissione. Ha anticipato di 3 minuti. In realtà sono passati 57 minuti. Ha anticipato di 3 minuti. Vabbè, vediamo se ritorna da noi. È ritornato. Aspetta, però lo faccio. Tolgo. Dovevo togliere il vecchio. No. Si rigenera come Cell. L'avevo detto, sì. È come il braccio di Piccolo, me lo strappo e, e ne ricresce un altro. Ci arrivo, Edo, a KS. Quindi, praticamente, incontra i best friend di Orange Cassidy e Krista Tlander. Cosa succede? Succede che John Silver dice: mi sono perso, sto cercando la mia mamma, sto cercando il mio papà. Il problema è che lo dice con un accento leggermente del sud, anzi scimmiottando quello che è il sud fondamentalmente. Il problema è che del sud è Chuck Taylor, non la prende proprio bene. John Silver non ci sta, e per tutta risposta si prende un bel low blow, come si suol dire, da parte di Orange Cassidy. Steso per terra, ha una delle più grosse fortune sulla faccia della terra, secondo me, cioè viene calpestato da Krista Tlander. Poi dopo voi potete scegliere il vostro destino, eh? Io ci passerei sotto. Sopra, se mai, se la situazione facciamo contenti, sopra, contenti voi, ma ah, che ti dico. Se non che alla fine, diciamo, di tutta questa storia, finalmente, mentre il Dark Lord sta cercando John Silver, lui spunta dietro le spalle e si riescono a ricompattare, come di fatto abbiamo visto nell'ultima puntata di Dynamite, quando giustamente ha fatto notare che nel match tra Hangman Page e Brian Cage. Buonasera, mi sono perso il BT in alto. Leggerissimamente sì. È quasi finito. Leggerissimamente sì. Vedi perché dovete arrivare in orario. Comunque, e quindi con chi ha fatto la battuta scemissima, Double or Nothing, ti giochi il doppio o il nulla. E tutti a ridere, gran carriera. L'ultima cosa detto, da dire, ricordiamo che l'hanno detto in italiano, come giusto, però l'ho detto io, perché non avete visto bene, ma nascosto dietro c'ero io là dietro che suggerivo su un'orecchia col copione, tipo Francesco Pannofino con Pio Amedeo. Sì, esatto. Perché tutto il suo non è un racconto, è proprio la riproduzione fedele, sto leggendo lo script proprio.
Ecco, a tal proposito, Leo, mi raccomando, nasconditi sempre bene, perché adesso i social media manager anche della IW stanno distribuendo col patch a destra e a manca, cioè attenzione. Purtroppo sì, infatti. Ma tra poco ne parliamo di questa questione copyright. Devo stare attento a come raccontare il Indie Elite. Esatto. Lo farò con nomi di fantasia. Abbiamo John Gold. Ogni riferimento a fatti, persone realmente accadute è puramente casuale. È puramente causale. No. No, perché vi hanno strikeato? Sì, ne abbiamo preso uno strike per una mini clip. C'era una mini clip. Io e Stefano che c'erano, Stefano che non c'è, quello che Evangelion è merda, era una mini clip e niente, non lo sapevamo nemmeno, e fortunatamente era soltanto quella, perché se no roba di 5 secondi nemmeno. Sì. Che merda, abbastanza. E hanno fatto saltare dei canali, però gli altri canali però non so onestamente quanto abbiano fatto vedere, qua c'è da considerare anche quelli. Sì, è chiaro, se fai vedere un pay per view va anche bene lo strike, però per una clip. Sì, esatto. No, vediamo. Allora, il BTNR cosa ci dice? Va, adesso sì che sta guardando gli appunti, vedetelo come ne ha preso. No, devo scrivere una cosa. Attenzione. La chat galante ha un'ora di trasmissione. Sta scrivendo la prossima puntata di Dynamite. Sì, sta dicendo cosa devono mettere nella prossima puntata. Perché ti sei interrotto per rispondere alla cosa di... Sì. Perché ha scritto una cosa, cantiamo tutta la canzone, perché se no... Sì. Sei un coglione, lo sai. Lo dovevo dire. Se no ti dimenticavi. Allora, settimane scorse si è parlato del pene di Silver, che era di 12 pollici più o meno, siamo lì. Però John Holmes c'aveva anche la circonferenza che... lui aveva una... quella è importante, può ingannare, è una vita per la moto anche. Andiamo avanti allora con la canzone a sto punto. Comunque, l'ultima cosa da dire è il buon Peter Avalon, che sta avendo dei ripensamenti sull'Eva Bates. Perché ha visto un leggero turn anche di Leva Bates, che via gli occhiali, via la camicetta, via le scarpine, magari gli interessa, però diciamo sta flirtando con Maddie Brankowski, dicendogli che belle ciglia che hai. Chiusa parentesi, cioè, non è veramente, tra l'altro. No, lei è come Superman, cioè lei è figa vera, però si è dovuta mettere gli occhiali. Si deve mettere brutta. Qual è il problema? Seguitela sui social, seguitela. Sì. Sì, in effetti, però anche Maddie Brankowski non è che sia andato così male. Comunque, diciamo, cercava di fare il piacione con Maddie Brankowski, si gira per vedere Leva Bates... Leva Bates lo guarda con sguardo di insufficienza, per come dire, vai con le ragazzine, tu che sei vecchio. Si gira verso Maddie Brankowski e non c'è più nessuno, e si attacca a sto cazzo, praticamente, non avendo più nulla. Fondamentalmente, questa fondamentalmente è il Indie Elite di questa settimana. Poi vi invito veramente a vederlo, perché la parte della Cadillac Cam con... Kenny Omega, presentatore d'eccezione questa settimana, è stato eccezionale. E vabbè, ma dopo il tuo recap non c'è neanche bisogno di vederlo. Se... No, magari. Cioè, nella tua mente sicuramente si è creata proprio la puntata. È come se l'avessi vista, praticamente. Sì. Ecco, le pagine scorrevano da sole. Esattamente. Come praticamente ci sono, diciamo, io stavo leggendo anche su... internet, le tavole che scorrono su YouTube, no? The Watchmen, fatta molto bene, ed era fighissimo, perché in alcuni punti era fermo, in altri punti si muoveva, tipo sulla maschera di Rorschach, che si muove sempre in quel momento, quindi, quella... e voi più o meno ve la dovete immaginare così. Visto, Leonardo, sai la mia memoria, fortunatamente mi sono ricordato, ma se io mi fossi dimenticato,
Ma se io mi fossi dimenticato di dire una cosa all'inizio della trasmissione, mi ero scritto già qua a ringraziare Edoardo. Mi hai messo il bannerino. Perché sapevo che mi sarei dimenticato, invece mi sono ricordato. Senza professionista vero. Professionista sì, Leva Benz, vera fica nerd. Lei fa cosplay, fumetti, videogiochi, c'è tutto. Leva Benz, tutto e di più. Tanta roba. Brava ragazza, brava ragazza. Sì, sì, sì. In più è anche molto carina. Quindi. Un'altra nerd è Helly. Molto insospettabile. Sì, no. Allora io so che adesso scatena l'indignazione popolare, specie perché anche lei non è avvenente magari come quelle citate ora, però anche Shayna Baszler è fra quelle nerd che non lo diresti mai, è patita di videogiochi e quant'altro. Non l'avrei detto, di lei non l'avrei detto onestamente. No, ma tantissimo. No, cioè. Infatti, lei... Anche quando... perché essendo un utente MMA, sono quelle che ti immagini che s'allenano e basta. Non gli dai, non dai altra vita al di fuori dell'allenamento. Ma anche perché io non ho mai sentito neanche di sue colleghe che hanno passione del genere. Cioè, però quando la WWE magari ha pubblicizzato qualcosa a tema videogiochi che metteva di mezzo Adam Cole, il New Day, eccetera, poi c'era anche lei magari che gioca, pure Johnny Gargano, ma di meno. Va bene, quindi Bindi e Nardo sta settimana è... sì. Bindi e Nardo e Bindi Elite tutte l'unica, due l'ultima cosa che è rimasta diciamo così un po' indietro è il discorso di non so se vi ricordate settimana scorsa Matt Jackson si è presentato con quel completino hawaiano, se ci avete fatto caso sì un pochettino si è visto velatamente sì, praticamente la verità è che tra di loro tra i Young Bucks e i Good Brothers che fanno quartetto fisso, diciamo, prende la newsletter, cioè la newsletter, nel gruppo WhatsApp si era deciso, questa sera vestiti tutti hawaiani, e puntualmente tu gli hanno detto, no, tu non capisci un cazzo, tu sei l'unico, noi abbiamo detto no, questa settimana era biker, giusto Luke Gallows. Perché Luke Gallows? Perché Luke Gallows ha fatto parte di una banda di motociclisti in TNA, se voi vi ricordate. Sì. Gli Ace of Spades. Ace and Ace. Che, diciamo, è stata una cosa per molti aspetti raccapricciante. Per tantissimi aspetti raccapricciante. E c'è... Attenzione, no, scusate se ti interrompo, però mi è venuto in mente, proprio anche per via del podcast, della puntata che hanno fatto ieri Stefano e Fabrizio, che è uscita oggi in realtà, ma va bene. Uscita oggi. Allora, il Team Taz sta andando come sta andando. Anche negli Ace and Aids c'era di mezzo Taz, Attenzione. Sì. Nelle stable a quel, riesce sempre a mettere quel suo tocco di sfiga. Beh, cioè, ho detto, ma questo l'ho già sentita una roba del genere, mi sono degli esenenze, porca miseria, mamma che... Allora, fermi tutti. Salutiamo KS Kevin. Grazie Kevin. Praticamente, insomma, lui essendo, diciamo, un esperto di questa stable... di motociclisti in un altro show che però è lo stesso show che sta rifacendo ora, quindi c'è tutto questo discorso, si erano deciso di vestirsi da biker per modo di dire, cioè una canotta nera, un paio di jeans, una coppola di pelle, e tutti dicono sì, compreso il buon Anderson che è sotto acidi, ha una faccia fantastica perché tipo tutti gli occhi chiusi, così, bellissimo, tipo i vasi, quelli lì dei meme, allo stesso modo, dice sì, è vero, poi non riuscirebbero a parlare, però è eccezionale pure la faccia di Carl Anderson. Adesso è veramente finito il Bindi e Nardo. Però ecco, la faccia meritava grandissimo. E io comunque la cosa la voglio dire, e gli Esenates è... diciamo ispirato logicamente alla banda dei motociclisti, no?
punto qual è? Il punto focale è che è uscita come idea stable nel momento in cui negli Stati Uniti e anche in Italia poco dopo è uscita una serie TV sui motociclisti, cioè i Sons of Anarchy. Per fortuna, cioè per fortuna, a me Sons of Anarchy piaceva un botto e di rispecchio andavo a cercare le notizie sugli SNH. Perché? Perché io sono malato mentale. Ti volevi fare del male. Sì, ti sì, far sì, del male. Sì, sì. Sono masochista del cazzo, praticamente è finita, come si chiama, la stagione di dei Sons of Anarchy e andavo a cercare le notizie, stavo praticamente in astinenza da... come si dice, da bande motociclistiche fondamentalmente, cazzo c'è la TNI, c'è una patologia, voglio vedere, voglio sapere tutto, questo ero io. No, per me erano fatti veramente male, no, male. Cioè, no. Fatta malissimo, per carità, però c'è presente quando sei un drogato totale e vai in astinenza, quindi a quel punto, che ne so, trovi lo zucchero e va bene lo stesso. Lo zucchero, hai capito? È lo zucchero. Ecco, quindi gli esercizi erano lo zucchero. Quindi questa è la mia storia con gli esercizi. Questa è comunità, è di recupero, parliamo. Di recupero, però. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, sì. Ma proprio, ecco, visto che tra l'altro ho letto un commento in chat che poi se ne può parlare anche... di quello che è stato detto, visto che era venuto fuori il discorso copyright, mi è salita la curiosità, ma tu da, diciamo, da creator, comunque da persona che sta sui social, segue manga, penso che comunque anche durante le live capiterà magari di mostrare qualcosa durante contenuti altri, ti capita di magari avere problemi di copyright o d'altro tipo? Perché d'altro canto, da esperienza come creator di wrestling, o comunque conoscendo anche altri, noi invece la viviamo come praticamente il grande inquisitore, no? Orwell, come se fossimo in un'opera di Orwell, siamo così costantemente. Com'è sul manga dipende cosa fai vedere, naturalmente. Io se faccio vedere manga interi sono sempre presi da applicazioni legali, quindi quelle che già offrono il manga in maniera legale con il capitolo intero, le faccio vedere da lì su Twitch. Per quanto riguarda YouTube, metto solitamente delle immagini comunque statiche, difficile che metta filmati, anche degli anime, cose del genere, quindi è molto più difficile. Effettivamente mi ricordo che tempo fa, anni fa, feci 10 video con la mia top 10 wrestler, dove mettevo anche immagini in movimento, cioè filmati, mm-hmm. E me l'hanno buttate giù 3 o 4 credo su 10, soprattutto dove faccio vedere roba di WWE, quindi roba delle indie un po' meno, però roba WWE parecchio. Loro, se metti delle immagini statiche, non dovrebbero rompere tanto le palle, ma sui filmati. Invece sui manga e anime mi è successo un paio di volte, tipo in un video su Demon Slayer mi hanno mandato il copyright per immagini dell'anime, però perché c'erano dei filmati, delle clip dell'anime. Mentre per quanto riguarda manga è difficile, cioè, almeno che non fai vedere tutto il capitolo, tutto il volume in un video. Quindi diciamo c'è un metro comunque, non... cioè, sapete magari a scopo di recensione, c'è una percentuale che tu puoi far vedere, ora non mi ricordo quanto è di preciso, però c'è proprio per legge una percentuale che a scopo di recensione si può far vedere. Quindi se non superi quella, poi non è che vanno a misurare, credo, fondamentalmente. No, allora, però... quando si tratta di immagini non credo, però per le clip video di solito sì. Per esempio, almeno questo fino a un anno fa, io sapevo che quando facevo un video sul wrestling, per esempio dovevo mettere una clip sulla WWE, già era un rischio proprio in generale, però se superava, che ne so, 10 secondi, il livello che poi arrivava qualcosa era molto alto. No, la clip deve essere proprio istantanea sul WWE, è meglio mettere direttamente l'immagine, secondo me, chiaramente, il contenuto viene peggio se metto un'immagine rispetto alla clip video, però
purtroppo la WWE sappiamo com'è fatta, no? Non è che la conosciamo ora, insomma. Però faccio un momento fun fact, perché negli ultimi tempi si è parlato molto di come opera la WWE e adesso anche la AEW, però io voglio dire anche alla chat, la AEW in realtà opera così già dal principio, proprio dall'inizio, anche pagine social che avevano tanti follower, ma utilizzavano tante, ma veramente tante clip video, le hanno buttate giù. Anche una pagina italiana che aveva più di 2000 follower e avevano fatto solo 3 eventi ancora, buttata giù. Cioè, c'è un metro molto, molto rigido. Cosa fai vedere, però, effettivamente, se sì, mi fai un highlights di tutto il pay per view, fanno anche bene a buttarti giù a un certo punto, nel senso, se vuoi vedere il pay per view, lo guardi da loro. Cioè, dal punto di vista loro è giusto. Se poi fai vedere una clip di 10 secondi del pay per view, ok, ci sta, però se mi fai vedere i momenti salienti, tanto che puoi sostituirti al pay per view vero e proprio. Ah, quello per il wrestling, non so per gli anime, per esempio, perché io o li vedo o se no non vado a ricercare magari spoiler. Io sono uno che, per esempio, con gli spoiler, scusa, bravo, se mi perdo la domanda, poi sì, ricordati cosa stavi per dire, se no mi... Cosa ne pensi di Homunculus? Homunculus è un capolavoro, è un manga bellissimo. È uscito da poco un film su Netflix proprio tratto da questo manga. È un'opera super psicologica di un tizio che praticamente si fa trapanare il cranio per cominciare a vedere gli Homunculus, appunto. Quindi questi... Lui, facendosi aprire questa sorta di terzo occhio, trapanandosi il cranio, vede quelli che sono le cose più recondite degli uomini, quindi stupendo, cose nascoste nel loro animo e cose simili. Lui è un tipo che è stato licenziato e adesso dorme in macchina davanti all'azienda che lo ha licenziato. È spettacolare. Ne avevo iniziato a leggere un altro di... Perché non volevo interrompere il discorso precedente. Qui l'anchorman che c'è in me ha capito quando doveva tirare fuori la domanda. Ce n'era un'altra anche interessante. Eccola. Vabbè, questa è la domanda chiaramente troll, ovviamente. E non rispondiamo. Io te la rilancio, però poi magari torniamo sul discorso di prima. Demon Slayer o Nanatsu no Taizai? Ma allora, Nanatsu io ho visto solamente la prima stagione dell'anime, il manga non l'ho letto. Okay. Demon Slayer, cioè, secondo me non è così brutto come tanti dicono, però sicuramente non è neanche un manga così bello da meritare probabilmente il successo incredibile che ha avuto. C'è sicuramente stato l'appoggio dell'anime che l'ha fatto piacere ancora più persone, però ha avuto come qualità il fatto che ha raggruppato sia lettori più piccoli che più grandi, perché parla di un Giappone, no, di un Giappone antico che può affascinare sicuramente i più grandi che vogliono magari rituffarsi in certe atmosfere, e poi i più piccoli invece che vedono questi personaggi comunque tutti fighi, dal character design molto cool, la storia è carina, non è affatto male, è un bel manga secondo me, però ce ne sono molti molti meglio assolutamente. Quindi ti chiedono se su Homunculus, il coso su Netflix, per una volta è riuscito a fare una versione degna dell'opera originale o no? Sì, beh, allora, degna dell'opera originale, diciamo che non è bello come il manga è molto più approfondito psicologicamente e il film dalla seconda metà punta un pochino troppo su una parte sentimentale che nel manga è molto più accennata. A parte questo, per me è un bel film, non è sicuramente il film di Death Note, ecco, quello è poco ma sicuro. Che è la porcheria vera. Quindi film di Netflix. Poi questo da poco, grazie a Neutsu no Takahashi, Kirio, mi sapresti consigliare qualche altra opera sua? Sì, è uno dei miei autori preferiti, quindi assolutamente.
secondo me l'opera più bella di Tsutomu Takahashi, che è anche abbastanza autobiografica da parte sua, è Detonation Island, che parla di quando lui era un bozozoku, ovvero un mototeppista giapponese, e di quelli che vanno a scorrazzare facendosi inseguire dalla polizia, e quindi è molto autobiografico, racconta del suo rapporto con i genitori, di come lui sia andato molto vicino a farsi arrestare diverse volte, il rapporto con gli amici, anche l'importanza dell'amicizia anche per uscire fuori da certe situazioni. Poi comunque tutti i manga di Tsutomu Takahashi secondo me sono bellissimi. Noin è meraviglioso, ambientato in uno dei periodi più interessanti, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, periodo nazista. Noin, perché sono 9 bambini che hanno il DNA di Hitler, praticamente, e il protagonista è il nono. E, a un certo punto però Hitler dice che devono essere sterminati, non si sa come mai, e si scoprirà durante il manga. Strano, perché non scriveva questo pezzo. No, non è vero. È vero, è vero. È bello perché i personaggi reali, quindi come Hitler, Himmler, Goebbels e tutte le merdacce dell'SS, insomma, sono rappresentati benissimo, cioè in stile realistico, comunque fedele alla realtà. Però in più c'è tantissima componente fantasiosa nel manga. E sono belli tutti i manga di Tsutomu Takahashi, comunque anche Tetsuan Girl, che parla di una squadra di softball femminile degli anni subito dopo la guerra, quindi attraverso lo sport fa vedere anche il riscatto della donna in Giappone, dove ricordiamo che il Giappone è abbastanza maschilista, parecchio maschilista, già oggi, prima lo era ancora di più. Sì. Si è divorato i 2 volumi, comunque i disegni sono una cosa assurda. Tanta roba, sì. Qua ti fa... vabbè, ma... Leo, perché è un deficiente, Edoardo. È toscano. Il movimento dei piedi. Il movimento dei toscano, piedi di un wrestler, conseguenze triangolazioni diagonale, quanto guardi. Probabilmente l'ho fatto in maniera inconscia, probabile. Se lo sentite parlare, riconoscerete... L'accento di dove, Fabri? Di Prato? Mi sembrava più Arezzo stavolta. Arezzo, più di Arezzo, se sentite parlare più Arezzo, però è così. E lo sai che l'ho scoperto ieri, io Fabio, anche fanno la cosa di Masters of the Universe, che ho visto i disegni, tra l'altro. I disegni non sembrano male, però bisogna vedere come saranno le animazioni. Quello. Però i disegni non sembrano... i disegni... niente da dire, appena ho visti cazzo. Quelli sicuramente hanno fatto un buon lavoro, a proposito di quello che dicevamo prima, le cose poi ridisegnate. Esatto, allora, esatto. Mi sa che è lo stesso staff di Castlevania, tra l'altro. Sì, ho letto anch'io. Sì. Quindi io sono abbastanza fiducioso. Ecco, non mi era piaciuto, non è che non mi era piaciuto, non mi fosse piaciuto. L'hanno reso un po' troppo... boh. Mi verrebbe da dire bambinesco, è una parola sbagliata, Voltron. Non l'ho visto, quello nuovo? Non l'ho visto. Sì, perché cioè, non riprende molto, riprende l'originale, ma fino a un certo punto. Cioè, molto più leggero rispetto a quando c'era l'anime all'epoca, quello giappo proprio. Sì, ma infatti non tutti i remake escono col buco, assolutamente. No. Il remake dei Cavalieri dello Zodiaco su Netflix... per esempio. Allora il problema lì è la storia proprio in generale, perché poi cioè, che ne so, la qualità visiva eccetera eccetera, quella magari per certi versi è anche maggiore, sì, è proprio la storia di per sé che fa proprio acqua in generale. Ma allora diciamo, come qualità dell'anime in sé per sé, la vecchia serie è che aveva tanti animatori diversi, ogni puntata aveva un animatore diverso, c'era le puntate dove c'era Shin Guaraki, che era il top degli animatori giapponesi, naturalmente erano bellissime. Poi magari la puntata dopo vedevi gli elmi fuori posto e cose del genere, ma anche perché in Giappone c'è sempre stato poco budget per gli anime, e soprattutto essendo settimanali comunque dovevano sbruzzare e fare veramente le cose con il pepe al culo.
quello nuovo magari graficamente, anche se a me non piace la computer grafica in generale, potrebbe essere anche meglio, però cioè, degli strafalcioni, cioè a parte Andromeda che è diventata una donna, sì, Andromeda donna. La scelta veramente pessima, veramente pessima. Poi boh, io mi ricordo Pegasus che parla col Tombino per una 10 minuti, che è una cosa insopportabile. Era assurdo, anche se in maniera ovviamente fatta un po'... Cioè, la storia tendenzialmente rispecchierebbe l'originale, che è un assurdo. Però, cioè, è osceno così. se avessero fatto manga e anime così, Dio mio! Non... Dai, no, no, assolutamente. Sarebbe morto in breve, credo. Cioè... Domanda semiseria stavolta. La finisher preferita di un manga, però la finisher di un manga. La timeline, la frase. No, beh, diciamone almeno due, una di sottomissione e una normale. Mm-hmm. Beh, di sottomissione sicuramente la sharpshooter. È arte allo stato puro. Di finisher normale non so, mi verrebbe la GTS sinceramente, da grande fan di CM Punk potrei dire la Go to Sleep. Non è di CM Punk. di Kenta credo. Sì, vabbè, certo che c'entra, come quasi il 90% delle mosse di wrestling che conosciamo del wrestling nordamericano non sono di chi le usa, ma sì. Di chi le ha fatte prima. Qui siamo di wrestling, semplicemente a volte abbiamo degli ospiti, adesso stiamo parlando di manga, perché avendo Kirio parliamo di manga, però comunque cerchiamo nelle varie trasmissioni, ce n'è una di informazione, quella di Draco, sulle notizie della settimana, poi quella la domenica. Ore 21. Noi facciamo questo, un misto un po' di parlare di All Elite, di cazzeggiare, abbiamo gli ospiti, di solito sono quasi sempre lottatori o lottatrici italiani, comunque di wrestling, poi un'altra dedicata solo al wrestling italiano, e poi c'è giudice. La taverna, mercoledì 21. Taverna, quello che è il mercoledì, a lunedì. L'Ariatto parla di wrestling giapponese martedì sera sì, alle 6 ci siamo io e Stefano. Hai fatto una di quelle domande, però allora la risposta è seguici sui social, perché abbiamo un calendario veramente allucinante, ma ogni settimana tra l'altro questo fine settimana abbiamo 3 appuntamenti, quindi per i nuovi arrivati, benvenuti, abbiamo tante cose per voi. Tante cose. Poi ci potrà allora, essere una sorpresa messicana. Visto che si parla di crossover tra wrestling e manga, ve lo dico io un crossover. Cosa sta vedendo il sottoscritto di anime ultimamente? Adesso sta vedendo Attack on Titans. Dove lo si può vedere adesso Attack on Titans? Ma su Amazon Prime! Se avete il vostro Amazon Prime potete collegarlo con il vostro profilo Twitch e abbonarvi al canale Twitch del lato viola del rig. È un bellissimo bollo pindarico questo. Hai visto? Buonasera. Grande Michael. L'hai finito così? Eh sì, perché se si devono abbonare, che altro che gli possiamo chiedere? Donate. Tra l'altro, a proposito di abbonamenti, la facciamo. Ecco, a proposito di abbonamenti, Leo, tu dai, fai anche l'altro consiglio per gli acquisti. Altrimenti, se non siete collegati a Amazon Prime, non avete Amazon Prime, comunque potete abbonarvi al lato viola e ring. Comunque tramite web, giusto? Con lo sconto del 30%, oppure tramite applicazione da cellular a prezzo pieno, 6,99€, molto poco mensile. Non avete, e potete accedere a un sacco di contenuti extra, che per esempio gli after show che fanno questo uomo qua sopra e quest'altro uomo qui, insieme al doctor. Pausa di after show.
Allora, stanno andando in pausa, però innanzitutto avete un contenuto esclusivo settimanale assicurato che vi arriva con la nostra newsletter. Con la newsletter vi arriva anche il link per entrare nel gruppo Telegram per i soli abbonati, dove potete parlare, poi cioè parliamo un po' di quello che vi va fondamentalmente. Sì, c'è il gruppo esclusivo di Telegram, eccetera. Dove ci sono tanti sondaggi, tante anticipazioni anche interessanti su quello che facciamo, che faremo, quindi tante. L'hai chiesto te, non so, potrebbero uscire le figurine prima del manga, io lo dico. L'hai chiesto te, non... Allora, Fabian chiede giustamente, spiegate sta cosa di Amazon per l'abbonamento for Dummies. Allora, purtroppo non è proprio così semplice da spiegare. Il primo non è così, il primo, cioè è un casino assurdo praticamente. Allora, non è proprio così semplice, però in realtà... Il primo è da computer, bisogna farlo da computer. Esatto, innanzitutto si può fare solo esclusivamente via web, quindi computer alla mano, Amazon Prime e Twitch. Quindi fare il profilo Amazon Prime, e quello è ovvio. E poi devi fare il profilo su Twitch. A quel punto connetti il tuo profilo Twitch tramite le impostazioni. Se vai su Google e scrivi collegare Twitch con Amazon Prime, c'è proprio la pagina di Amazon Prime che lo fa, che te lo spiega passo passo, proprio per punti, e a quel punto vai tranquillo. Semplice semplice, quindi vai su Amazon Prime, colleghi il tuo profilo Twitch dando le tue credenziali di accesso, che dovrebbe essere la mail e la tua password, colleghi, abboni, fine di tutto. L'unica cosa è che ti devi abbonare mensilmente in modo manuale, quindi diciamo una volta scaduto il mese devi riabbonarti ancora. Però il rinnovo lo puoi fare anche dal telefono senza problemi. Sì, comunque il primo rompe le palle. Per Fabian, così come gli altri, se avete difficoltà, io sono riuscito a scovare un paio di video tutorial abbastanza interessanti, fatti bene, molto semplice. Se volete, appunto, scrivete a Wrestling Unico Amore, vi mando il link, sono su YouTube, durano poco e appunto sono abbastanza comprensibili, se appunto le difficoltà permangono. Il tuo lavoro, purtroppo non possiamo dire qual è. Quello che abbiamo scoperto. Sei un professionista. Allora, posso condividere il link in privato e poi magari voi lo mettete sulla chat pubblica? Così, perché è il link di Amazon che fa vedere. Sì, allora un attimo. Aspetta, lo metto nella chat, vediamo se vediamo. Il video tutorial. Allora, il tutorial è esattamente qua. Ecco, arriva. Eccolo. Se si parla di wrestling, allora box. Allora, un argomento che andrebbe bene sarebbe Rocky Joe. Sì, assolutamente sì. E quello. Ma Draco, come intanto che cominciamo a sfumare, la settimana cosa regala? Settimana, cioè, noi abbiamo finito praticamente con la settimana, però. Innanzitutto, domani sera siamo di nuovo qua, ci siamo io e... adesso ho perso la mano, come si fa da destra, questo affascinante sexy conduttore insieme al Frax di Wrestling Unico Amore, saremo qui per fare il Before Impact Under Siege alle 21:30 siamo qui, analisi, pronostici, tante chiacchiere. Domenica invece doppio appuntamento, come anticipavo prima, il pomeriggio alle 4, quindi se non vi piacciono competizioni minori come i campionati, voi venite qui alle 4, c'è Before WrestleMania Backlash, questo pay-per-view
proprio alla crema che ci stanno regalando con la WWE, che praticamente è WrestleMania atto secondo, con la differenza che è in un'unica notte, per fortuna, meno male, perché poi è WrestleMania uguale atto secondo. E siamo qui, io e il Phenomenal, anche qui un, diciamo, analisi e pronostici molto veloce. Tra l'altro, domani passate sui social di Wrestling Unico Amore, in particolare nelle storie Instagram, perché su Instagram troverete i sondaggi da votare e una quiz preview, molto così in generale, che facciamo sempre una versione più corposa per i pay per view. Non è tutto, perché domenica sera un Purple Rain abbastanza veloce con me il Pagassa, probabilmente circola questa voce, io veramente, i rumor sul lato viola, chi li diffonde andrebbe preso per capelli o per la barba e sballottolato, perché circola voce che ci sarà un pelato affascinante. Io soprattutto se io quello, soprattutto se quello che partecipa ad averlo detto. No, 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 io non ho detto, io ho solo riportato i rumor. Poi ho detto, soprattutto se il rumor lo dice quello che dovrebbe partecipare. Anche quello, però vedremo, domenica sera non mancate, alle 21 apriamo, non facciamo una cosa eccessiva, perché poi magari chi si vuole vedere il pay per view deve riposare. Parli del diavolo. Parli del diavolo. Grande sogno, Gabrielli. Parli del diavolo. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. E quindi, triplice appuntamento nel fine settimana, ritorniamo poi online lunedì con Giudici di Corda alle 21.30, martedì sicuramente c'è l'Ariatto, non so se c'è Enea Boscolo o meno, ma credo di sì, perché è una presenza abbastanza costante. Dovrebbe esserci con noi. L'altra volta ha streamato anche da lavoro, ho visto, sono arrivato e stava streamando da lavoro, quindi... cioè, no, non si fa fermare da niente. Mercoledì. Mercoledì, Taverna del Wrestling Italiano, questa volta con Guido Ermeccanico, quello che non fa la fattura, e se insistete vi dirà la chiave inglese, quindi un personaggio molto sui generis, passate, ci sono tante chiacchiere interessanti, e poi il giovedì e il venerdì Elite Friday che domina, insomma, lo stesso un po' di quest'ultimo. Venerdì prossimo abbiamo, come tanto possiamo dire, abbiamo Mary Cooper come ospite. Bella, bella, ci sta. Abbiamo la Mary, e quindi la divina. Casa Viva Wrestling, recuperate magari qualcosa. È uscita anche una puntata al podcast della Viva, dove tra l'altro c'è anche Stefano, che fa la conduzione, quindi... Sì. Confermate la presenza di Cesaro, non qua purtroppo. Non lo so, io non mi faccio aspettative. Ti possiamo confermare la presenza di Cesare, se vuoi. O di Claudio. Un Cesare lo prendiamo, insomma. Fabian, zitti zitti, noi, Sony, Lara, Emily, Alisea, Mary Cooper, cioè noi siamo quelli che invitano le donne, qua dentro. Ma d'altronde, nel programma... Mary è già stata alla taverna, studiate. Una. Studiate. Stiamo invitando tutte. Una. In più sono in contatto anche per un'altra. Cioè, gente, noi... Ma d'altronde nel programma più sexy è giusto che le donne vengano qua. Alisea è una di noi, vero? Alisea, sì, poi abbiamo scoperto che c'è stato il post show con Alisea, quindi assolutamente una di noi. Post show nel senso che abbiamo giocato, non state a capire male. I doppi sensi che si stavano già creando in chat. C'è ben poco. Rivitate te l'hai avuto. Ma Sonia ci sarà. Sonia è una vampira. Sonia non ci sarà. Quando meno ve l'aspettate. Se chiedi a lei, ti dice anche quando c'è. Sì, è facile. O se chiedi a me, poi te lo dico. va bene, dai. Allora, piano piano chiudiamo, che mandiamo la chat a dormire. Solamente. E anche Kirio, che ormai è diventato un tutt'uno con la sedia. Si è scaldato comodissimo per sorbirsi il nostro palinsesto interminabile, giustamente. Allora, grazie Draco per essere tornato, tanto sai che come ti ha... Esatto, è la scusa per attaccare il bottone così Fabio, intanto di fatto sei sempre qua, però è scuso quando studi. Va bene. E Leo, grazie mille.
grazie a te Fabrizio, prossima settimana. E Kirio, grazie veramente di cuore, non credevo grazie nemmeno a voi, che avessi... grazie non... A voi. Non credevo nemmeno che accettassi, quindi hai accettato, non solo sei venuto, quindi grazie, grazie veramente mille. E chat ragazzi, buonanotte. Domani sera, se volete, ci siamo per, cioè se volete, in teoria volete, vero? Sì. Sì. Altrimenti a casa vostra quindi come volete. Buono, mandiamo la sigla finale, dai, sigla fatta, già che c'è, dai già che c'è, mandiamo la sigla, dai. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Ci avrei giurato che se non andava. Ci avrei giurato.